Diciamo giornata Super Cup. La partita delle 4 del sabato è Briscolina contro Asse Mats. Naturalmente una partita aperta a qualsiasi risultato, la tripla è molto esplicita qui perché sono due squadre davvero ostiche. Iniziamo con la Briscolina che presenta per la prima volta quest'anno tra le sue file Gianluca Parlanti, difensore centrale conosciutissimo, e Federico Zaccaria, ex Moicani. Arrivederci. 12ª giornata Super Cup. Briscolina contro Asse Mats. Il risultato è di 1-1, siamo in una fase abbastanza avanzata del secondo tempo. A segnalare però il debutto stagionale tra le fila della Briscolina, dei Federico Zaccaria e soprattutto di Gianluca Parlanti, difensore centrale che tutti conosciamo. Adesso proprio Parlanti, possesso palla, rimette in avanti a cercare il debuttante come lui, Zaccaria. Adesso Parlanti, allarga bene su Zaccaria. Al centro, il pallone deviato, poi ancora Parlanti, stoppa col destro. Muto, interviene, poi una serie di rimpalli infine favoriscono ancora Varriale. Sempre il compagno, mette la palla al centro, però purtroppo finisce sul fondo. Ripartono gli Asse Mats. Poi ancora il passaggio esterno a cercare Santa Lucia, ex Kids, e poi Muto si sposta con eleganza il pallone sul sinistro e però purtroppo il pallone stesso finisce sul fondo dopo aver colpito il palo esterno. Adesso Varriale, sciabolata lunghissima a cercare Zaccaria. E infine il pallone finisce in fallo laterale dopo l'intervento del difensore degli Asse Mats. Poi il pallone alzato al centro, sembrava potesse essere pericoloso, invece Catone in tutta sicurezza faceva buona guardia. Adesso Muto è scivolato a centrocampo per ricevere il pallone. Muto, poi il tiro ribattuto ancora da Parlanti. Varriale spazza alla cieca, quindi il pallone si spegne tra le mani, o meglio i piedi, di Catone, quest'oggi capitano portiere. Adesso gli Asse Mats cercano ancora di costruire il gioco, palla a terra dalla difesa. Muto si allarga ancora defilato sulla sinistra, cerca bene il compagno di squadra che prova una sortita offensiva cercando una triangolazione. Il pallone però viene fermato in fallo laterale. Ancora Asse Mats centralmente, Muto anticipato, poi riconquista ancora il pallone di sinistro. Bellissimo, bellissimo il tiro di Muto, che ha una facilità di dribbling ed una tecnica sicuramente superiori. Adesso Varriale alla cieca cerca benissimo e trova poi Federico Zaccaria che sbaglia lo stop e ancora di più il sombrero. Infine Varriale Junior per Stefano, il fratello più grande. Allarga benissimo per il compagno di squadra che cerca un passaggio innaturale proprio. Adesso Parlanti sbaglia lo stop ma recupera ancora il pallone. Varriale Junior Fulvio mette in avanti senza far caso tanto alla forma. Ancora Catone, Santa Lucia cerca il passaggio, guadagna il fallo laterale. Muto, il tiro a girare col pallone che finisce sul fondo. Variale, la spizzata di destra perfetta, pallone in fallo laterale, chiudiamo qui il collegamento.